assessori e consiglieri regionali, ma soprattutto grazie ai sindaci del centro Abruzzo che sono accorsi in massa per partecipare a una giornata così importante, direi storica per la città di Sulmona e per il suo territorio. Grazie, grazie, grazie. Il mio saluto va inoltre a tutte le autorità civili, militari e religiose che con la loro presenza hanno voluto contribuire a rendere questa giornata ancora più solenne. Ma consentitemi di ringraziare particolarmente chi mi ha preceduto negli anni al governo di questa città. Grazie ai sindaci emeriti qui presenti che hanno risposto con entusiasmo al nostro invito. Grazie al dottor Mario Manolfi, lo saluto con orgoglio quale studente modello del nostro storico e prestigioso Liceo Classico Ovidio, più volte vincitore della Magna Laus, vicino al presidente quotidianamente, prendendosi cura della sua salute. E grazie a tutti coloro che affollano questo teatro, ancora una volta testimoni di una pagina storica per la città di Sulmona. Ovidio, come scrisse nel 1924 Giovanni Panza, storico sulmonese, con le sue opere trionfa in tutto il mondo, ma il suo regno, ove nacque e sviluppò la scintilla del suo genio immortale, è Sulmona. Il popolo di Sulmona non dimenticò mai il suo gran cantore, e così come il sommo poeta intuì che solo grazie alla fama e al potere, intesi come essere ricordati ai posteri e saper fare. Così noi vogliamo celebrare al meglio il nostro figlio illustre, a 2000 anni dalla sua scomparsa, con celebrazioni, eventi e iniziative che si protrarranno fino ad aprile 2018, insieme alla città di Roma e in terra romena alle città di Costanza e Ovidio. E meglio non potevamo cominciare che con il prestigioso convegno internazionale di studi ovidiani, che ha visto la partecipazione dei più grandi studiosi latinisti del mondo e che oggi vive la sua giornata conclusiva, onorata dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È grande l'emozione. A meno di un anno dal mio insediamento, misurarmi con un compito così arduo, ma nello stesso tempo così stimolante, ovvero quello di essere alla testa di un'organizzazione così complessa quale quella delle celebrazioni del bimillenario e trovarmi addirittura a dare il saluto al Presidente della Repubblica, che oggi con la sua presenza a Sulmona, città di Ovidio, dona un entusiasmo tale che spinge me e tutti coloro che credono in questa città a lavorare ancora con più forza, al fine di far leva sulla cultura come risorsa principale e a permettere a questo territorio, martoriato dalla crisi e colpito dai venti sismici, di poter riuscire ad alzare la testa degnamente, come questa città da un passato glorioso merita. Oggi, il 6 aprile, il mio pensiero va alle 309 vittime del terremoto dell'Aquila, tra cui... Roberta Zavarella, che 8 anni fa morirono sotto le macerie, ma anche a tutte le altre vittime delle calamità più recenti e del terrorismo. Un pensiero volge a Fabrizia Di Lorenzo e a quello... e a quello che la sua figura rappresenta per Sulmona. Un esempio di giovane, meritevole, impegnata, studiosa e protesa verso un brillante futuro, la vera risorsa di ogni territorio. Nel 1959 il sindaco dell'epoca, Alberto Ruggeri, rivolgendosi al presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, chiese alta protezione per la città depressa tra le depresse, segno che le aree interne hanno da sempre avuto problematiche importanti. Io invece voglio concludere con un pensiero rivolto alle nuove generazioni, a cui è dedicato questo convegno, indirizzando a lei, Presidente, la preghiera di avere a cuore e sostenere politiche e iniziative a favore di questa terra e dei suoi giovani. E chiedo alta protezione per la nostra Sulmona, il suo territorio, che oggi ricerca il senso di comunità
il riscatto da un destino in declino. Con la testa, con il coraggio, ma soprattutto con il cuore, riusciremo in questa impresa. Viva l'Italia! Viva l'Abruzzo! Viva Sulmona!